Domenica 17 novembre 2019 parte la quarta edizione del Run Beat One organizzata dalla Bitonto Sportiva. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa e in quell'occasione abbiamo intervistato l'assessore Mangini, l'assessore Nacci e il responsabile della Bitonto Sportiva. Domenica 17 novembre alle ore 9:30 è in programma la Run Beat One, quarta edizione, la gara podistica della città di Bitonto organizzata ancora una volta dalla Bitonto Sportiva, che fa parte del campionato pugliese Corri Puglia della FIDAL. Quarta edizione di questa gara che attraverserà gran parte della città, soprattutto il centro lato villa, ma anche le zone rurali. Una domenica all'insegna dello sport, sono attesi più di 1000 atleti, non solo tesserati FIDAL ma anche liberi, anzi c'è ancora tempo per iscriversi, quindi invito i bitontini a lasciare le auto e a partecipare. C'è una gara da 3,5 km per chi non ha i 10 km nelle gambe. Si parte dal Palazzo Gentile, dal Comune, Corso Vittorio Emanuele, si ritorna al Comune e si percorrono le strade più importanti della città. Da assessore allo sport ho accolto l'invito degli amici della Bitonto Sportiva a mettere le scarpette e indossare queste magnifiche maglie realizzate per l'occasione. Saranno date a tutti gli oltre 1000 partecipanti alla manifestazione. In un'altra bellissima vetrina attraverso lo sport per la nostra città. Sono fiero, da assessore allo sport di nomina abbastanza recente, ma appassionato di sport da sempre. Non sono un podista, ma domani ci metterò tutta la passione che mi contraddistingue per lo sport assieme ad altri 200-300 giovani non atleti, non iscritti alla federazione FIDAL. E mi divertirò lungo i 3,5 km di percorso per gli amatori, ma sono certo che tutti i 10 km saranno ben animati dagli atleti che verranno a farci visita. Sarà un'ulteriore esperienza positiva attraverso lo sport per la nostra città. Questa gara a Bitonto, la quarta edizione, è una gara di 10 km. È un percorso prettamente pianeggiante, tranne verso la fine, all'ottavo chilometro, una leggera salita. È alla portata di tutti. Molti possono fare benissimo il personale, infatti ci tengono, ho sentito da altre città, ci tengono a venire a Bitonto perché vogliono fare risultato.